Glutei perfetti. È un titolo un po' provocatorio, ma ne parliamo con il dottor Francesco Malatesta, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. La perfezione è noiosa, dottore, però vero. Insomma anche i glutei, voglio dire, siamo nel periodo estivo, al mare, eccetera, quindi che cosa possiamo fare? Bisogna fare, come si dice sempre, prima di tutto una valutazione seria, perché sennò si rischia sempre poi di fare cose inutili, non voglio dire dannose, si può anche arrivare al dannoso, ma sicuramente inutili. Quindi bisogna sicuramente fare una diagnosi, vedere un po' qual è la problematica. Se c'è una problematica che si può gestire in maniera senza addirittura ricorrere al medico, quindi con una buona attività fisica e una buona alimentazione, anche con trattamenti specifici, ancora. No, dottore? Poi possiamo invece passare per dare un aiuto più localizzato, perché chiaramente non esiste una dieta del gluteo, no, o una dieta, farlo. Della pancia, come a volte viene fatta, insomma, in maniera un po', certo, diciamo, burlesca, voglio dire, ma forse anche un po' nella veste della frode in tanti media. Ma ecco, mentre la diminuzione di peso con la dieta è generica, noi si va con la medicina o la chirurgia estetica ad agire in maniera localizzata, quindi è l'unico modo per andare a fare un qualcosa in quel punto lì. Quindi il classico problema della donna può essere la culotta, il fianco, l'interno ginocchio, eccetera. Il gluteo è una di quelle cose che viene più richiesta per essere ottimizzata, diciamo. Cioè abbiamo un'immagine di una, sì, di ce una scultura, vedere, vero? Il nostro regista puntualissimo ci fa vedere un prima e un dopo, perché effettivamente è importante la differenza, no? Ecco qua. Anche. Allora, il fatto del prima e dopo ci fa ben capire dove si va ad agire, perché spesso cosa succede? La classica richiesta della donna, della ragazza, è quella di andare ad agire sulle culotte, no? Sì. Cioè la parte cosiddetta sotto un po' il gluteo lateralmente. Che solo le donne prendono, perché gli uomini realtà, prendono le maniglie dell'amore, bravissima, e noi invece andiamo, infatti, un po' più lì. Ma quello che si deve fare, ed è molto importante, è gestire tutto il profilo. Perché deve essere armonioso. Perché se noi andiamo ad agire soltanto nella parte bassa, nella culotte, viene un sederino quadrato, certo, o comunque ci si addirizza. Ecco forse quella che è la vera differenza filosofica tra quella che si chiamava un tempo la liposuzione e ora si tende a chiamarla liposcultura, non perché è cambiata tanto una cannula o è cambiato un particolare meccanismo, ma proprio nella filosofia di non appiattire, non svuotare, ma contornare, ma rendere delle curve, diciamo delle sinuosità che ci piacciono. Ecco, come vediamo qui in questa immagine che abbiamo nei nostri monitor, no? Esatto. Ecco, è anche in onda adesso. Cioè praticamente è un rimodellamento, infatti, dalla vita in giù. Ecco, questa ragazza per esempio, se avesse trattato soltanto la culotte, sarebbe venuta brutta, cioè la culotte sarebbe stata più piccola. Certo. Però allo stesso tempo non si sarebbe creato un bel gluteo. Perché va a toccare anche i fianchi, esatto, in pratica. Ma questa cosa non è così intuitiva. Quando si presenta una paziente a visita, spesso si lascia la maglietta fino a mezzo sedere. Cosa Bravo. Vuol dire? Che non si rende. E io devo dire, guarda, bisogna guardare anche più su, perché sennò non ti crea un bel risultato, ti crea un qualcosa che tu credi sia bello, però in realtà poi se ti vedi dopo non ti piace, allora sembra un risultato non buono. E ecco perché è così, si chiama liposcultura. Prima avevo messo anche un'immagine di una scultura di un marmo, di un gluteo. Eccolo qua, perché, lo vediamo. Perché quando c'è la classica diciamo richiesta della paziente un pochino così, presa dalla voglia di essere più magra, più carina, e dice: mi raccomando dottore, levi più possibile, quando siamo limile, io, certo, e gli dico: guarda, è come se tu andassi da uno scultore e portassi un pezzo di marmo e gli dicessi: fammi una statua più piccola possibile. Certo. Gli devi dire: fammi una bella statua. Deve essere tutto armonioso. Esatto. Cioè. Quindi non è che si deve togliere il massimo, si deve togliere, anzi, meno possibile, nei punti giusti, in modo che in una maniera mini invasiva si riesce a ottenere una bella forma, perché è proprio la scultura del proprio grasso, perché poi in realtà il grasso serve, è quello che dà la forma che sta sopra al muscolo, tra il muscolo e la pelle, per dare una bella sinuosità. E il gluteo è fatto anche di grasso, no? Assolutamente, ma siamo anche grasso, esatto, no? È importante averlo. Infatti. Detto questo, quanto tempo, nel senso, si può ritornare a un stato normale dopo l'intervento? Perché va rimodellato il tutto, esatto, eh? Sì, diciamo, qual è il tempo per cui, se io mi faccio oggi una liposuzione, quando posso andare al mare? Ecco, diciamo, ecco, questa no, è la classe. Visto che abbiamo, diciamo, parlato di glutei perfetti, voglio dire. Allora, chiaramente non è uguale per tutti, perché la reazione è molto personale. Chiaramente non si può pensare di farsi oggi una liposcultura e tra una settimana andare al mare, perché
c'è un tempo per cui nella prima settimana dobbiamo portare delle fasciature e poi per una ventina di giorni, un mese, va tenuta una calza contenitiva o una guaina specifica, quindi diciamo non prima di un mesetto per andare al mare, però ecco, dopo questo mese non saremo ancora perfezionati, il risultato non è magari al 100%, però già ci possiamo presentare, siamo presentabili e già migliorati. Poi nel tempo si continua ancora più a migliorare perché il tessuto si compatta, perde anche quel po' di edema che è residuo dall'intervento e diciamo si ottimizza il risultato. Senta, ma queste, quando si dice i glutei, no? Queste protesi. Ora, le protesi sono, ora, diciamo, ci dia qualche consiglio, perché insomma lei è un chirurgo plastico, ricostruttivo, quindi insomma voglio dire l'anatomia e tutto quello che ci gira intorno è sua materia, esatto. No? Quindi ci dia qualche consiglio, perché si sente dire di queste protesi come le protesi per il seno. Non è proprio la stessa cosa, diciamo. Mentre la protesi per il seno è ormai, diciamo, si fa tutte le mattine di ordinaria amministrazione, la protesi per il gluteo ha un'entità diversa, sia come possibilità di dare un vero risultato diciamo esteticamente naturale, quindi si cerca di evitarla questa cosa, anche perché ci possono essere piccoli problemi, inizialmente è molto difficoltoso mettersi a sedere, sono molto dolorose, e quindi diciamo che si tende ad utilizzare altre tecniche rispetto alla protesi come primo approccio. E una cosa molto bella da fare è il cosiddetto lipofilling, cioè è una cosa che piace molto e che facciamo molto spesso, è il fatto di riutilizzare quel grasso che abbiamo tolto, non so, nelle culotte, nel fianco, nella pancia, tutto questo grasso che abbiamo tolto da una parte non lo si butta via, ma lo riutilizziamo dopo averlo purificato, centrifugato e opportunamente preparato per riempire il gluteo. Quindi lo leviamo dalle culotte e diamo invece la proiezione laddove manca nei glutei. Non diciamole queste cose, insomma, perché si sente parlare di tutto e di più, però giustamente poi se uno fa un intervento e le cose non devono essere come uno se le aspetta, esatto, e poi sono soldi buttati via, sofferenze eccetera. E quindi utilizzare questo grasso come filler, cioè come riempitivo per autologo, cioè del proprio corpo per il gluteo, è una cosa che lo facciamo spesso. Questo grasso tra l'altro può essere utilizzato per tante cose, a volte si può iniettare un po' negli zigomi per esempio, perché proprio ma è il fatto però di avere tutta questa quantità di materiale nostro che a disposizione per creare una bella forma del gluteo, lo sfruttiamo spesso in modo che tra quello che leviamo nei glutei, nei fianchi, e quello che mettiamo nei glutei viene veramente una forma gradevolissima. Si può dire anche in frigorifero? Quello non si può. Ho chiesto. Va utilizzato subito. Subito. Allora io ringrazio il dottor Francesco Malatesta, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, e ci ha parlato appunto di interventi ai nostri glutei.